Non c'è dubbio che l'orso e il lupo siano gli animali più importanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma non sono i soli abitanti di questo vasto e selvaggio territorio montano. Con un po' di fortuna e muovendosi con circospezione nel bosco di faggi, si possono incontrare cervi e caprioli. Questi animali non esistevano nella zona fino a 30 anni fa e la loro presenza attuale è frutto di una fortunata opera di reintroduzione iniziata negli anni 70. Furono liberati alcuni esemplari che, trovando l'habitat adatto, si sono via via moltiplicati, tanto che oggi si contano almeno 1000 cervi e 500 caprioli. Sono animali importantissimi per il ciclo naturale, perché rappresentano le prede del lupo e dell'orso. Ma il cervo, il capriolo e il camoscio sono anche importanti per il parco perché si lasciano osservare dai turisti e l'incontro con loro rappresenta un'emozione indimenticabile, forse l'attrattiva principale che spinge migliaia di persone a percorrere ogni anno i sentieri di montagna che attraversano l'area protetta. Signore indiscusso delle cime resta il camoscio d'Abruzzo, un erbivoro dalle doti atletiche e acrobatiche, capace di vivere anche in pieno inverno sulle vette dei monti, muovendosi con sicurezza sulle rocce, sulla neve, sul ghiaccio. È una specie preziosa perché in tutto il mondo vive solo qui. Oggi se ne contano almeno 500 esemplari, ma all'inizio del secolo ne erano rimasti non più di 20 e solo la provvidenziale istituzione del parco ne ha impedito la scomparsa. Oggi i camosci sono stati reintrodotti anche nei vicini parchi nazionali del Gran Sasso e della Maiella e il pericolo dell'estinzione è scongiurato. La fauna del parco è ricca di uccelli, se ne contano almeno 200 specie, fra cui la possente aquila reale e il veloce falco pellegrino, e poi ci sono rettili, pesci e innumerevoli invertebrati che fanno di quest'area un vero e proprio tesoro di biodiversità. Milioni di visitatori vengono ogni anno da tutto il mondo per visitare il parco, i suoi boschi, i suoi torrenti, le sue cime, ma prima di inoltrarsi nei sentieri hanno la possibilità di conoscere la vita del parco attraverso i centri di visita ubicati in tutti i villaggi dell'area. Sono le prime strutture create non solo per informare i visitatori, ma anche per rinnovare l'interesse del turismo per i villaggi e le tradizioni locali. La ricerca del contatto con la natura, il bisogno di evadere dalle grandi metropoli, il desiderio di vedere animali, piante e paesaggi incontaminati e incontrare paesi e tradizioni genuine sono i fattori che consentono alla popolazione locale non solo di rimanere nel proprio territorio, ma di migliorare sensibilmente il proprio tenore di vita. Gli alberi sono i miei amici, sono delle presenze per me benefiche molto importanti. Io sì, ho bisogno degli alberi vicino a me, quindi qui è pieno di alberi e credo di nutrirmi, insomma, di questa presenza benefica. Il turismo ha fatto del Parco Nazionale d'Abruzzo un esempio di come si possa conciliare la conservazione della natura e lo sviluppo dell'economia, mantenendo inalterati non solo i paesaggi e i beni naturali, ma anche la tradizione e la cultura del luogo. Il Museo Naturalistico di Pescasseroli è al secondo posto in Italia, dopo quello di Milano, per numero di visitatori, 150.000 ogni anno, ed è solo uno degli elementi di una sorprendente industria verde in continua espansione. Sono sorte più di 1.600 aziende familiari per la ristorazione, l'accoglienza, l'assistenza ai visitatori e la vendita dei prodotti locali e l'indotto generato dalle attività del parco coinvolge ormai l'economia dell'intera regione. Un'economia solida, fondata sulle reali capacità degli abitanti del luogo, sulla loro conoscenza dell'artigianato e sul loro amore per la montagna. Un'economia che si mantiene e si rinnova senza bisogno di grandi investimenti e senza alterare i delicati equilibri ecologici. 2 milioni di ecoturisti ogni anno significano risorse economiche. Attraverso un'accurata indagine si è scoperto che gli abitanti del parco godono di un tenore di vita di gran lunga superiore a quello dei loro concittadini che vivono fuori dal parco. È il caso di Castel di Sangro, che si snoda dolcemente fra edifici medievali e rinascimentali, impreziosito da monumenti e chiese storiche come quella dedicata a Santa Maria Assunta, riconoscibile dai due campanili gemelli e dall'alta facciata barocca in travertino. La piccola cittadina, che conta oltre 5.000 abitanti, è caratterizzata da un'economia basata sulla presenza di artigiani di gran pregio, di industrie di mobili in espansione e sull'immagine creata dall'attiva squadra di calcio locale.
Visitato da intellettuali, meta del turismo attento alle più originali forme di artigianato, Scanno è divenuto nel tempo un delizioso luogo di vacanze per il pittorico andamento delle sue piccole strade a gradini che ornano la sobria architettura delle case più antiche. Attrezzato centro di villeggiatura e di sport invernali, Scanno vive il proprio presente, sposando in pieno le più autentiche tradizioni. Per esempio, non è difficile scorgere nei giorni di festa le donne incedere per le vie del paese vestite con inconfondibili costumi, ornati da preziosi gioielli frutto della declinazione più raffinata di un'arte orafa ancora vitale. Così come non è difficile osservare chi con sapiente maestria ama creare piccoli tesori al tombolo, tipici della rinomata tradizione scannese. All'interno del parco, a oltre 1000 metri sul livello del mare, sorge Barrea che si raggiunge dopo aver vagato con lo sguardo sul verde delle montagne antistanti. Barrea è un paese tutto vicoletti e angoli nascosti che, con i suoi 1000 abitanti, vive di turismo sostanzialmente attratto dalle bellezze naturali della zona e dal profumo dei suoi rinomati prodotti caseari. Il territorio è molto vario dal punto di vista climatico, dal punto di vista morfologico e quindi naturalmente anche dal punto di vista della vegetazione. Passando dal piano basale, quindi dal fondovalle fino alla cima delle montagne, si possono incontrare praticamente decine di habitat diversi. Si passa dalla macchia mediterranea che cresce lungo il lato più soleggiato e più caldo appunto del versante laziale del Parco Nazionale, addirittura fino a raggiungere le grandi selve di faggio con dei relitti delle epoche glaciali. Qui si possono trovare delle specie vegetali, come l'orchidea scarpetta di Venere, che sono sopravvissute delle epoche fredde, quando i ghiacci si estendevano su una superficie molto più ampia delle nostre montagne e quindi la fauna e la flora erano molto diverse da quelle attuali. E il parco ha funzionato un po' come isola geografica. Le condizioni particolarmente fredde di certi angoli di questo territorio, ad esempio della Camosciara, sono state le condizioni base per la sopravvivenza di questi relitti di epoche lontane. La vegetazione naturalmente è dominata dagli alberi, non potrebbe esistere un parco nazionale forse più bello dal punto di vista del patrimonio arboreo di quello d'Abruzzo. Ci sono anzitutto le grandi foreste di faggio, con patriarchi che misurano vari metri di circonferenza e sono piante che hanno secoli di vita dietro di sé. Ci sono grandi alberi di acero, ci sono magnifici esemplari di quercia, di cerri che crescono in alcune zone, ci sono altre bellissime specie di conifere che crescono in alcune zone isolate, ad esempio il pino nero che vegeta appunto sulle parti più precipiti e più rocciose. Il parco comunque è anche la cosiddetta flora minore, la flora erbacea. Ci sono tante di quelle specie che è difficile anche arrivare a classificarle. Ci sono delle specie che sono state scoperte solo negli ultimi anni. Uno di questi è l'iris marsica, un fiore bellissimo di color violetto che vive esclusivamente in questa zona. Un'altra specie è la scarpetta di Venere, oppure altre specie di orchidee. E poi ci sono soprattutto tutte quelle specie vegetali che fanno parte un po' della cultura tradizionale di queste montagne. Tutte quelle piante che vengono utilizzate per scopi alimentari, per scopi medicinali, per scopi terapeutici e che ancora oggi si ritrovano in questa vegetazione. Si passa dalla belladonna, che è un arbusto velenoso ma anche di interesse medicinale, a tante altre forme vegetali che hanno un loro posto specifico anche nella cucina locale, come lo spinacio di montagna, che è una delle tipiche specie commestibili che cresce appunto nei grandi prati di altitudine. Il Parco Nazionale, logicamente, in questa sua vastità di territorio, in questa sua complessità di situazioni, non può che essere forse la più bella università verde che si possa immaginare. È il posto dove vengono ricercatori da tutto il mondo, chi studia le piante, chi studia gli animali, chi studia anche i cicli del recupero delle sostanze organiche. In qualche modo è un laboratorio dove vengono prodotti in continuazione studi, ricerche, indagini che servono anche per sperimentare le soluzioni migliori per gestire oggi il patrimonio naturale in tutto il mondo. Questa regione dell'Appennino è ben nota per le tradizioni locali, per l'artigianato e per la genuinità dei suoi prodotti alimentari. Condizioni particolari consentono di attribuire a questi prodotti dei marchi di qualità ben apprezzati anche all'estero, rendendo internazionale una produzione gastronomica e artigianale, formaggi, latticini, pasta alimentare, dolciumi, liquori,
fanno parte di una tradizione che valica i confini del parco per raggiungere le grandi metropoli. Qui si lavora il legno, per esempio, molto bene, ci sono molti lavoratori del legno, perché legno ce n'è tanto, poi si lavora la pietra, poi si lavora il ferro battuto, ci sono molti fabbri, e poi, non so, per esempio, si fanno moltissimo i latticini, appunto, siccome questa è una zona di pastori, pecore sono state sempre la vita del luogo, non è un caso che si parla del gentile Abruzzo, perché in effetti, per esempio, i pescasserolesi sono molto gentili, sono molto ospitali, hanno una consuetudine di gentilezza che non è una cosa di tutti i giorni. D'altronde si vede da come loro tengono la loro città, che è una cosa rara. Ecco, vedere tutti i balconi pieni di fiori, tutti i giardini ben tenuti, tutte le strade pulite, piene zeppe di fiori e di piante, credo che sia un segno di un amore per se stessi, per il proprio paese, che non è tanto comune. E questo è proprio una cosa che si sente, chi arriva e che lo coglie come un atto di gentilezza verso la vita e verso l'ospite.